Ranking ATP, Nadal torna ufficialmente N grado 1, balzo Dimitrov. L'incerottato Masters 1000 di Cincinnati in corona Dimitrov e rimanda, ancora una volta meno l'eccentrico Kyrgios. Il bulgaro ha sfoggiato un'ottima forma fisica lungo tutto il torneo, salendo di colpi e pesantezza di palla con l'avanzare dei turni. Una vittoria importante, che sblocca il suo ruolino di marcia nei tornei di prima fascia, povero fino a ieri di scalpi significativi. Un affronto per un tennista con un talento sconfinato, il quale aveva iniziato la carriera con ben altre etichette sulla groppa. E la settimana anche di Nadal, che vola all'1° grado posto del ranking, ma che già deve fare i conti con il ritorno di Federer, pronto a strappargli il trono. Andiamo a scoprire la top 10, e successivamente le postazioni degli azzurri la settimana prima degli US Open. Top 10. Nadal torna ad alzare le braccia al cielo, ad assaporare la prima piazza. I forfait di Federer e Murray a Cincinnati hanno aperto le porte del paradiso al maiorchino, il quale è balzato in testa con 7.645 punti all'attivo, 495 in più rispetto al campione di Glasgow. Resta stabile la coppia svizzera, 3 grado posizione per Federer, a soli 5 punti dalla seconda piazza, 4 grado Wawrinka, il quale riprendere l'attività agonistica nel 2018. Sorride Zverev lunga R, che supera un Cilic momentaneamente ai boxi Sandosi al 6 grado posto. Il giovane teutonico è virtualmente 4 grado, con Djokovic e Wawrinka che hanno già salutato la stagione. Farazia di posizioni Dimitrov, il quale scalza Nishikori e Raonic tornando N grado 9. Torna in top 20 Kyrgios, N grado 14 per Isner. Azzurri. Perde una posizione Fognini, travolto dall'uragano Ferrer. Nella stessa situazione Lorenzi, il quale scende di 2 gradini e si ritrova N grado 40. Ottimo il percorso di Fabiano, che guadagna ancora e vede la top 80 vicina. Stesso discorso per Seppi, più 2 e N grado 86, mentre Giannessi è 91-1.